Sindaco, avete appena finito la giunta, cosa avete deciso per quanto riguarda il ponte? Ma in giunta abbiamo preso atto che oggi pomeriggio la direzione del lavoro quindi i tecnici del comune che stanno seguendo il cantiere del ponte hanno scritto non l'ennesima lettera alla ditta ma una lettera molto più significativa, molto più importante in cui si tirano un po' le somme rispetto a molte inadempienze che sono state accumulate dall'inizio del contratto fino ad oggi. Che hanno determinato un ritardo molto grave e significativo. Questa lettera è molto ben contestualizzata, è stata inviata alla ditta, ora la ditta ha 15 giorni di tempo per rispondere, per controdedurre, per dare spiegazioni e anche mettere in campo contromisure. Per cui adesso ci attendiamo la risposta per capire come proseguire. Il primo passo, anche duro dal punto di vista amministrativo: volete avere il quadro chiaro della situazione e risposte immediate, se no immagino si andrà avanti dal punto di vista legale. Ma adesso, come dire, anticipare scenari futuri eh, non, non, è, non è corretto e non si può fare in questo momento. Eh, io beh, mi auguro sempre che le cose vadano per il meglio. Certo è che c'è un contratto, il contratto prevede degli obblighi da entrambe le parti. La direzione dei lavori ritiene che molti obblighi da parte della ditta non siano stati rispettati in termini di tempo, di lavorazioni che dovevano essere eseguite, chieste, richieste un sacco di volte. Per cui tira le somme e non può che constatare che le cose non stanno andando bene. Eh, detto questo, eh, la nostra preoccupazione come giunta è ovviamente che vengano fatti i lavori per il ponte con questo progetto molto significativo eh, bene e eh, nei dovuti tempi. Prendiamo atto che le cose non stanno andando bene, ma soprattutto non stanno andando nei dovuti tempi.